Ciao ragazzi, io sono Tuccio Lorenzo, come sempre qui su Tuccio TV e bentornati in questo nuovo video dedicato alle Energy Drink. Ragazzi, è arrivato il momento di esplodere di dolcezza. Ecco che arriva l'integratore Monster al gusto di melone. Ma l'avete mai visto un integratore così? Ebbene, differisce dagli standard, differisce dall'arancia, dal limone, dal mirtillo. È un integratore mai visto, questo Super Fuel Watermelon, direttamente dalla Polonia, ragazzi, è giunto il momento di assaggiarlo. Ragazzi, eccole qui le nostre lattine di Monster Super Fuel. Abbiamo quella al melone, quella Sub Zero e quella Mean Green. Quest'ultima me la voglio tenere alla fine perché è quella dal sapore più diverso, più disparato fra tutte. Ebbene, concentrandoci su questa qui, possiamo vedere che è classica come le altre, giustamente come le sue sorelle, è di colore nero, quindi il fondo è standard, ricorda molto le Reserve e ha scritto Super Fuel Watermelon, ormai sappiamo com'è. Poi abbiamo il classico logo delle Hydro, quindi un po' storto, no, a richiamare di fatto le Max, e poi abbiamo scritto Monster. Poi sopra abbiamo scritto delle scritte in polacco, quindi non saprei tradurvele. È da 568 ml, quindi un bel integratore possente. Sul retro abbiamo tutte le informazioni, quindi i valori nutrizionali sotto forma di icone, ne abbiamo praticamente 6. E poi Hydrated the Beast, quindi ragazzi veramente strepitosa. SKU 0621B, quindi questa lattina prodotta da AG, veramente strepitosa, guardate che bella questa Hydro, se così la possiamo definire, anche se io preferirei chiamarle Super Fuel, guardate che belle queste Energy Drink, che in realtà sono degli integratori. Ragazzi, ed ecco qui la nostra Super Fuel Watermelon, apriamo il nostro bicchierone, e ovviamente la lattina, che ripeto ha collo nero e linguetta nera, quindi total black questa Super Fuel. Il colore è rosso, ragazzi, c'è poco da dire, un integratore appunto che ha la sua trasparenza, comunque si denota il suo carattere rossastro imponente. E l'odore inizia a trasparire in modo molto marcato e coinciso, quindi vediamo se di fatto anche il sapore sarà altrettanto intenso. Ragazzi, giunto il momento di provarla. Come già ribadito, è molto intensa di odore, quindi io mi aspetto anche dal punto di vista degustativo qualcosa di buono. Sapete ragazzi, è tale quale alla vecchia Hydro, quella che ho recensito non a caso non molto tempo fa. Insomma, diciamo che è l'integratore che è stato rinnovato. Quindi ragazzi, in realtà di fatto mi aspettavo un sapore simile se non uguale a quello precedente, dato che la possiamo definire una versione nuova. Comunque io la Sub Zero, quella azzurra che abbiamo visto prima, non la provai, anche se esiste la versione Zero Sugar nelle Hydro in bottiglia. Quindi me la sono persa, queste qui, queste Super Fuel, sono l'occasione per provare due gusti che non ho mai di fatto assaggiato, quindi la Sub Zero, che nonostante sappia di Ultra White è comunque una Hydro che era presente in passato in commercio, solo stata rinnovata, questa qui sappiamo già com'è. Quella che mi incuriosisce di più è quella verde, perché quella verde non l'ho provata e non so di cosa possa sapere. Non a caso ho deciso di tenermela per ultima, io le lattine che reputo o mi suscitano qualcosa di particolare me le tengo sempre per ultime, diciamo che mi conservo la sorpresa per dopo. Quindi ragazzi, la Sub Zero non vedevo l'ora di provarla e ho scoperto che praticamente è simile all'Ultra White.
Questa qui è uguale alla Hydro Sport vecchia. Chissà la Mean Green che sapore avrà. Tra l'altro il nome richiama quello tale quale alla vecchia Hydro. Quindi si chiamano praticamente allo stesso modo, sia la Super Fuel che la Hydro. Detto ciò, come integratore mi piace, intenso, vellutato, non è chimico, non è acquoso, però è molto molto buono. Bello impattante sul palato. Come voto finale penso di dargli un bel 8, perché comunque è un integratore alternativo al gusto di melone che in commercio di fatto non si trova. Di solito noi vediamo sugli scaffali quelli all'arancia, arancia rossa, mirtillo, però un integratore del genere è qualcosa di nuovo, quindi mi ha stupito. Io concludo qui questo video, mi raccomando lasciate un like e soprattutto un commento. Fatemi sapere se anche voi avete acquistato questi integratori, che sono davvero strepitosi. Guardate che belle, ragazzi, queste Hydro, adesso le abbiamo tutte e tre. Ci manca solo quella verde che non vedo l'ora di assaggiare. Noi ci becchiamo alla prossima da Tuccio TV. Ciao!